Oggi ho preparato per voi la crostata alla frutta secca. Si tratta di una crostata realizzata con frolla al cacao ed un ripieno di noci, nocciole e uva passa impastati con uova e cacao. E seguite il video, le spiegazioni, il procedimento e tutti gli ingredienti. Ecco gli ingredienti per preparare quindi la crostata di frutta secca e cacao. Mi raccomando, prendete nota perché sono parecchi, ma non vi lasciate spaventare perché comunque la preparazione è molto semplice. Per prima cosa prepariamo la frolla al cacao e la frolla bianca che sono necessarie per la nostra crostata. E mettiamo 400 g di farina, 100 g di zucchero, 150 g di burro morbido, due uova intere, mezza bustina di lievito e 30 g di cacao amaro. Per il ripieno, invece utilizzeremo tre tuorli e tre albumi. Gli albumi andranno montati a neve. Poi utilizzeremo 50 g di zucchero, 15 g di miele, 20 g di marmellata amara di arance, 80 g di burro fuso, 40 g di cacao amaro e 80 g di nocciole, a cui andremo ad aggiungere poi i seguenti ingredienti: 30 g di nocciole e 30 g di noci e 40 g di uvetta. Per prima cosa vi mostro la preparazione della frolla, che è l'elemento base per la nostra ricetta. Quindi andiamo a mettere lo zucchero nel boccale e a polverizzarlo con 10 secondi a velocità 10. Zucchero. Impostiamo velocità 10, 10 secondi e diamo il via. Attendiamo un attimino che la polvere prodotta dallo zucchero si depositi, poi apriamo il boccale e mettiamo tutti gli altri ingredienti insieme. Apro il tappo. Dopodiché vado a selezionare le impostazioni del robot, metto la funzione automatica impastare aumentata a 2 minuti di tempo e do il via. Adesso vado a togliere un pochino di impasto che metterò in una ciotola perché poi devo aggiungere il cacao. Quindi tolgo una parte dell'impasto, non moltissima, vedete un pugno all'incirca, poco più, e verso il cacao nel boccale. Dopodiché procedo di nuovo con la funzione impastare. Questa volta invece andrò a scendere il tempo e metterò 1 minuto e do il via. Perfetto, andiamo a togliere la nostra frolla dal boccale. Vedete, si presenta così, poco compatta, ma non fa nulla perché poi la lavoreremo con le mani. Tiro fuori quindi la frolla dal boccale, come vi ho detto. Vado a compattarla con le mani. E una volta compattata, la metto a riposare. Attenzione, non la metto in frigo, la metto accanto a quella bianca. Adesso, mentre riposano, lavo il boccale e preparo il ripieno. Prepariamo quindi il ripieno. La prima cosa che facciamo è tritare finemente le nocciole assieme al cacao. Quindi nocciole e cacao nel boccale e impostiamo come al solito la velocità 10 per 10 secondi. E diamo il via.
Adesso togliamo il composto dal boccale, lo mettiamo in una ciotola e andiamo a lavare benissimo il boccale perché dobbiamo procedere a montare le uova con lo zucchero. Ho lavato il boccale e ho montato all'interno la farfalla perché andiamo a montare albumi e zucchero. Adesso vado ad impostare il robot e metterò velocità 4 per 4 minuti. E do il via. Il composto di uova e zucchero è montato. Adesso in una ciotola andiamo a mettere questo composto e tutti gli altri ingredienti, compresi gli albumi che io, come vedete, ho montato a neve con le fruste, proprio per evitare di dover lavare di nuovo il boccale, ma se volete potete utilizzare benissimo lo stesso Plus o Connect per fare questa operazione. Quindi verso il composto nella ciotola. Aggiungo il cacao frullato assieme alle nocciole. Aggiungo la marmellata di arance ed il miele. Aggiungo ancora il burro fuso. E adesso, poco alla volta, vado ad incorporare i miei albumi. In maniera molto delicata, cercando di non smontarle eccessivamente. Il composto è pronto, adesso vado ad aggiungere noci, nocciole ed uvetta che avrò tritato grossolanamente con un coltello. Quindi aggiungo e mescolo sempre in maniera delicata. Perfetto, il composto per farcire la crostata è pronto, non ci resta altro che stendere la frolla nella nostra tortiera che abbiamo già imburrato. Quindi ho steso la frolla al cacao all'interno della teglia che ho imburrato e provvedo a fare dei buchi con la forchetta sul fondo, dopodiché vado a mettere il composto all'interno della crostata. Lo livello bene. Vado adesso a coprire con piccoli cerchietti realizzati con la pasta frolla bianca e con la pasta frolla cacao che ho realizzato utilizzando un piccolo coppapasta. Ho terminato la composizione della crostata, io l'ho fatta in questa maniera, ma voi potete farla anche alternando un cerchietto bianco ad uno nero, oppure come vi suggerisce la fantasia. Adesso la metto in forno a 180 gradi, modalità statica, per 30 minuti e poi vi faccio vedere il risultato dopo la cottura. Ed ecco sfornata la crostata con frutta secca all'interno. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al mio canale in Cucina con Messier per seguire tutte le mie ricette e le mie video ricette. E in più vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e seguirmi sul sito www.messierricette.it. Buona crostata per tutti!